delle 2 giornate, un po' anche della nostra associazione, no? Di condividere e cercare di tornare a casa più forti. Ma lo saremo ancora di più con il prossimo intervento, perché prima presento un'amica e poi presento Alessia. Alessia è una ragazza dinamicissima, mi piace molto la sua energia, la sua voglia di fare. Un'altra donna, Sergio, tu tanto stai in mezzo alle donne, te, noi Io ormai sono abituato, vedo sei sempre il abituato. bicchiere mezzo pieno. Sei Non vedo mai il abituato. bicchiere mezzo vuoto quando c'ho le donne, va tranquillo, Sei sempre mezzo pieno. abituato. Un piccolo grande gioiello, io lo reputo, e vi spiego perché, poi passo la parola e poi capirete perché è un piccolo grande gioiello. È una ragazza che si è sempre reinventata, una ragazza molto creativa. Tra l'altro, vorrei dire che il logo che abbiamo è anche grazie a lei, quindi lei ha un po' creato questo logo e si è con l'aiuto, se non sbaglio, di Federica, che è una grafica, ma lei è la creativa. Come vi dicevo, si è reinventata sempre e ultimamente ha fatto una cosa che secondo me per la giornata di oggi, insomma, ci sta così bene che può chiudere lei un po' la giornata per riprendere questa energia di gioia e in qualche modo condividerla con voi attraverso un progetto che si chiama Woman in Boss Academy e lei ha coinvolto nel suo progetto ora già 41 ragazze che si sono reinventate un lavoro, hanno aperto una partita IVA e da un'idea è nato un percorso lavorativo. Passo la parola che lei è bravissima, quindi. Grazie Alessia. Ho segnato durante la giornata delle parole. Ed è stato bello perché un po' come per magia prendevo appunto e dicevo: ah, ma lo volevo dire io alla fine. Ah, lo volevo dire alla fine. Dico, adesso dicono tutti gli altri, io che dirò. E le parole che mi sono risuonate moltissimo sono state risorse, investire su noi stessi, inclusione, tecnologia, autodeterminarsi. E queste parole stranamente l'hanno dette appunto ministri, l'esperto per la rete della fattoria sociale, quindi assolutamente ognuno portava nel proprio filo sul lavoro l'interpretazione, competenze, ruolo, dignità, società, esercizio. Io ho fatto una scelta 5 anni fa, un po' controcorrente. Per 15-16 anni, dopo la mia formazione in marketing e social media, ho supportato progetti di marketing kids, quindi che ci hanno visto anche qualcosa da fare insieme. Quindi mi occupavo di promuovere in Italia i progetti che arrivavano e dovevo comunicarli, quindi ero un po' la brand manager, quindi colei che inventava i modi più efficaci ed efficienti per far conoscere progetti, cartoni animati. Qualche nome sicuramente, anche se siamo tutti grandi, l'avrete sentito anche voi. Peppa Pig forse è l'ultimo, ecco. Io sono stata una di quelle che ha dato il supporto a entrare in Italia Peppa Pig. Ma poi che è successo? Il progetto, come potete immaginare, è andato bene, perché continuiamo a sentire l'eco e a crescere. Raio Ioni ha fatto tantissimi progetti. Dovevo diventare manager mediterraneo, quindi non più Italia, ma viaggiare con la proposta della Spagna, della Grecia. Io ho detto no, nonostante c'era un'opportunità di viaggio economica o magari anche di creatività. Ho detto no perché mi sono accorta che con la mia energia, con il mio lavoro, andavo a intenzionare progetti che non mi rappresentavano nei valori. Non c'era appunto l'inclusione, ma si andava a lavorare sulla diversità e si andava a lavorare sugli stereotipi. Perché dovevo spingere con la mia energia e con un lavoro di marketing a costruire stereotipi ancora più forti? Ho detto no. E sono stata un anno con un regime sabbatico, quindi comunque non ho lavorato. Senza pensare che poi, cioè, hanno detto chiudo e so cosa farò. No, andava tutto bene. Quell'anno mi chiamò addirittura la Ferrari, perché
Ferrari testa rossa, quindi noi parliamo di piccole aziende. Ho detto, devo fare qualcosa, forse dal mio piacere, diciamo, il mio background di pedagogia e di sociologia, che comunque può essere un supporto e che può essere utile per tutti noi. Perché per me il lavoro è non portare a casa uno stipendio e basta, perché quello è strumento per tutto, il denaro è strumento per tutti, ma un'espressione di noi, dei nostri talenti, dei nostri valori. E dopo quello che è stato un lungo risciacquo in Arno di un annetto, ho iniziato a studiare anche formazione e coaching, quindi un metodo per poter veicolare quello che era stato il mio bagaglio, i miei 16 anni di lavoro nel marketing. E quindi 4 anni fa è nata la Woman Boss Academy, quindi un'accademia dove fino adesso ho abbracciato tutti gli obiettivi dell'Agenda 2030, quindi tutto ciò che è inclusione, gender gap, diversità, supporto, empowerment, perché come diceva prima Gioia, io in qualche modo sono la carrozza, sono colei che nel momento di difficoltà, nel momento in cui qualcuno decide di reinventarsi, di autodeterminarsi, di costruire il proprio sé, e dove il mio nome è Alessia De Piro Business Designer, dove è il lavoro che ti disegna anche la vita. Non è come ce l'hanno raccontato fino adesso, che tu devi trovare un lavoro, sei tu che puoi disegnartelo attraverso la competenza, attraverso la tecnologia, attraverso la conoscenza di te e attraverso quei dolori. Quei dolori fanno te. Chi sei, cosa fai e cosa puoi fare. E con questo progetto, nato appunto per contrappormi a quel mondo che in qualche modo mi vedevano tutti come una brand manager di successo, dice questa è un po' pazza, che comunque no, ha tutto. Sì, è vero, sono nate più di 40 partite IVA, quindi diciamo Franca, Maria, Giovanna, Daria, ci sono tantissime persone e di queste vi racconto che ci sono anche storie, perché io poi alla fine sono diventata colei che ascolta, colei che comunque con un processo di empatia e di percorso, di affiancamento, faccio vedere quell'oro e di dire ok, da lì può uscire la luce, da lì sei tu. Che competenze avevi prima? Perché le storie sono diverse, di tutti i tipi. C'è chi non è rientrato al lavoro perché appunto è diventato mamma e magari è nato un bambino appunto disabile o comunque con delle fragilità. Bene, guardiamo l'opportunità. Cosa possiamo fare? No, io non so fare più nulla, non sono adatta, non sono competente, non c'è uno spazio per me. Non è vero. Ad esempio la storia di Arianna. Ho supportato questa meravigliosa giovane mamma che anche lei si è trovata ad incontrare questo tipo di percorso e abbiamo ricostruito attraverso la sua biografia le sue competenze hard, quelle raccolte nel percorso scolastico e tutte quelle competenze che aveva raccolto nei suoi percorsi. Bene, adesso Arianna prima era assistente di direzione in un'azienda. Ok, oggi Arianna, dopo un anno di cambiamento, e quindi come diceva prima qualcuno, facciamo fatica a vedere il cambiamento, tutto un lavoro di essere diversi, fare qualcosa di diverso, per avere qualcosa di diverso, oggi Arianna si occupa nella sua casa, con i tempi anche dedicati di cura come caregiver, di assistenza virtuale e ha dei clienti a livello nazionale, quindi è diventata un'assistente di direzione, libera professionista, come appunto prima diceva la nostra commercialista, dove attraverso quello che è il suo tempo gestito e disegnato riesce a congiungere le due attività. Quindi quello che dico è cerchiamo molto spesso di fermarci e di farci una fotografia, perché le fotografie rimangono sempre molto lontane e spesso noi diciamo fateci caso,
io sono un avvocato, io sono un commercialista. Vi consiglio di dire io sono il vostro nome e mi occupo di. Perché se non siamo più quella cosa, per qualche motivo in particolare, cade la nostra identità. E allora magari per non cadere e non far cadere la nostra identità, invece quello che vi consiglio e quello che vi chiederei di portare a casa magari, oltre alla bellissima giornata, sono degli spunti per lavorare su se stessi. Quindi ad esempio scriversi una propria una biografia, un esercizio che faccio fare le prime volte che ci incontriamo all'interno del percorso. Dico, scrivi come in un'equazione, un asse delle X e delle Y, nella parte superiore tutte le tue cose che ricordi, nel ricordo che puoi più in lontananza, tutti i tuoi successi, successo scolastico, la danza, qualunque cosa. E tutti i tuoi insuccessi. Leggendo, guardando in quelle righe, riusciamo a capire qual è la nostra forza, e vi assicuro che non è quella che gli altri ci possono raccontare. La nostra forza la conosciamo noi, ce la dobbiamo coltivare ogni giorno. E con qui chiudo. Grazie.